Allora, questo game ce la startiamo di spadina lunga. Sium. What the Allora, stasera inizieremo ad interagire tra di noi raccontandovi la storia di coloro che commentano sotto i miei shorts. Non sotto i miei pantaloni. Sotto i shorts di YouTube o di TikTok. Ho recentemente uploadato il video che spiega il perché Jin con, com'è che si chiama? Falcione dell'ombra, qualcosa dell'ombra, insomma, l'Umbral Glaive è forte. Cioè, il motivo per cui la gente gioca quello. Che non è un, ragazzi, guardate, ho inventato una nuova build, Jin con l'Umbral Glaive è fortissimo, o cosa? No, non c'è nessuna parte. Come dire, di opinione nel video. La build è giocata dalla maggior parte dei pro player, dalla maggior parte dei Jhin in Aegelo. È una build forte che non dovete fare ogni game, ma è una build forte. E questo no, non ci può andare contro nessuno. Ogni tanto sbucano delle persone che fanno: ah, ma tu buildi un oggetto da support su una di carry? Fa schifo. A parte che l'Umbral Glaive da support. Pyke la gioca da support, ma non è che l'Umbral Glaive è un oggetto da support. Ma poi figa, non l'ho inventata io la build. Cioè, io sono Pinotto che arrivo, vi invento le build e ve le carico. Ma che è sta storia? Ma chi lo fa? Ma quando? Ma come? Appena intado. Uno su YouTube invece mi fa: vabbè, a questo punto compro il trinket rosso e faccio prima. E ho detto: sì, il trinket rosso è proprio uguale all'Umbral Glaive. A parte che non one shot le ward. Perché ha il 2 Soraka? Ah, perché ha killato i cosi. A parte che non one shot le ward. Ha un cooldown più alto. L'Umbral Glaive non ti toglie la possibilità di avere il trinket giallo e quindi non ti fa perdere visione in bot. Pacca troia, che pesantezza cercare di killare sti due stronzi. Ha pure schivato il mio heal, lasciando, vi dico solo questo. Andiamo a prendere l'anti-heal perché non possiamo affidarci a questo support. Cioè, se non lo prende è finita. Che poi figa, oh, facessi il video dove dico: questa build, ragazzi, è la più forte che potete trovare. Cioè, non c'è modo, non ha debolezze. Se la giocate, vincete al 100%. No, faccio il video e faccio molto forte. La giocano in tanti, per questo e questo. Però ricordatevi che non è tutto oro ciò che luccica, eh. Cioè, ci sono anche le parti negative. Perdete mobilità, roba del genere. Arriva la gente nei commenti come se io l'avessi fatta cadere dal cielo. La nuova ostia di Cristo. Santa Madonna. Oggi ho creato un MF che è riuscito dopo aver fatto 1-11 a prendersi bar 4 honor. Let's go. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto, intendo. Però ti dico let's go. Buono. Questa qui è impazzita, cioè va bene avere Soraka, però cazzo. Mamma mia che odio Soraka, Dio santo. Vacca troia, campione del cazzo. Cos'è?
scordo sempre di quella spell del cazzo. Quella merda di silence, figa. Cioè, è come stare... è come stare contro Bon, non... Che cazzo di salto gli ho fatto? Vabbè, e lei la pull. Soraka di merda. Cazzo. Buonasera, Tiferet. Salve, Vincif. Sono cagato sotto. Quindi attestiamo questa build di Ashmanamune. Ashmanamune, what? Intendo che cazzo... Intendo di che cazzo stai parlando? Holy shit! Ma... Ti giuro, non sto seguendo che cazzo sta dicendo Nintendo. No, ma Nintendo sta sparando stronzata a caso. Però Nintendo, segui una logica per fare quello di cui stai parlando. Sembra che stai facendo 10 discorsi differenti. Gallo, grazie per i 10 bit. Okami, ho una domanda. Dimmi. Nel Discord si parla di come migliorare la stream Discord e ho pensato ad un'idea, ossia la Piselloni Rotation Challenge è una sfida con poche semplici regole. Toccherò ogni pisellone, a rotazione, non potrò cambiare sacca finché non sburro un game, la chat sceglierà sempre il prossimo pisellone, tranne i piselloni già recensiti, i sub potranno fare a pisellate, duello o 2v2 con me. Clicca sul link per vedere quali piselloni non ho ancora recensito. Io comunque non ho mai giocato contro un AD carry che rispettasse così poco gli avversari e venisse killato così poco, purtroppo. Veramente. Un'agonia. Man, baci. Dai. Sì, vabbè, aspetta di più. Vai a fare in culo. What the fuck? Figa, l'ho mancata. Qui c'è un po'... un po' di dormita, nel team overall. Sta un po' dormendo qua. Resettiamo. Guardate, prima di venire qui ho visto Taylor One che diceva che Ashmanamune è una buona build. Non ho visto nulla sull'Ashmanamune. Quindi... cioè non ho proprio visto nessuna build Ashmanamune. E un sunto non è tutto il discorso... vabbè, ovviamente. Comunque ha detto che è una build che si può provare. Sono venuto qui sapendo che... sono venuto qui a proporre... non... penso, è un po' restrittivo Ashmanamune e basta. Cioè, Ashmanamune e poi com'è la build, come continua. Comunque non ne ho viste in giro per ora. Non mi sono ancora documentato su qualcosa di simile. Buonasera, come va? Ciao, Edo. Sì, inizia a far caldo.
Quali sono i tuoi champ preferiti? Jin è sicuramente uno di quelli. Anche Ezreal mi piace molto. Ma gli ADC in generale mi piacciono quasi tutti. A livello di concept, Jin e Ezreal sono i due probabilmente che mi piacciono di più. No! Ok, buono. Possiamo cominciare a prendere Prio. Il problema è che adesso, cioè, giocando per Prio, è un suicidio, perché Rengar se ci ganka ci kill. Noi non possiamo giocare in realtà oltre la metà della lane, a meno che Rengar non sia topside. Questo è uno dei, uno dei problemi. Infatti. E meno male che è arrivato... E Galio che aspetta. E Graves mi stipa la wave. Oh. Ed ecco, signori, come rendere comunque worth un non gank di Rengar. Perdo una wave e non guadagno niente. Ho appena perso 100 gold. Buona, dai. Prendiamo almeno delle plaque. Va bene così, Graves, dai. Mamma mia. Mamma mia. Che schifo. Che schifo davvero, eh. Mamma mia. Giocare contro Soraka è veramente, ragazzi, agonia. Con Jin è un'agonia. Sono ripreso i video tutorial sui ruoli di qualche tempo fa, meritano moltissimo. Forse vanno riadattati a... andrebbero riadattati con i nuovi campioni, build e roba del genere, da pick. Perché i Moroni giocano sempre first time? Ma... non... vabbè, perché sono un po' più... come dire... non è che i Moroni giocano sempre first time. Però tendono a divertirsi di più, Cioè, pensano di meno agli LP che perdono. Quello sicuro. Quando usare le trappole sulla wave, generalmente per rallentarla, ma comunque per killarla prima, solo è l'unico caso. Cioè, se vuoi pushare tanto, o se vuoi uccidere troppi minion che ti stanno arrivando sotto torre, tipo. Cioè, in generale è quello l'utilizzo della trappola, però è molto rischio. Oh, ok, via le cose. Chissene. Questa è torre. Via. Ovviamente questa qua mi one shot. Ah, che merda. Vabbè. First tower l'ho comunque preso. Vediamo se ruotiamo. Ok, ruotiamo. Prendiamo i tabi questo game. C'è ancora Rengar lì. Qua ci partiamo al minion. Peccato.
L'unica cosa negativa di Jhin, raga, è che c'ha veramente tanti casi in cui il campione è molto bad. Tanti casi in cui il campione è molto bad. Che non sta dietro a resistenze o cure che ci sono adesso in partita. C'è anche solo il fatto che abbiamo dovuto fare l'antira. Mamma mia, l'ha fatto anche l'altro. Ha mancato. Buono. E la T2 è andata. Non so, questo qui non ha idea che Kai'Sa ci fa entrambi. Non hai neanche mana. Cioè sei un pazzo. Sei impazzito. Sei impazzito. Facciamo... sì, visto che siamo abbastanza avanti comunque. Abbiamo il trinket e ci dirigiamo verso la top lane. Jungler in bot side. Obiettivo up, top. Ottimo. Andiamo. Girati! Holy shit! Mamma mia. Mamma mia. Ah. Siamo la trappolina qui. Avevamo due opzioni qua, ok? Dopo l'Herald. Piazzare, cioè venire top, uccidere Garen e piazzare l'Herald top e prendere torre top, magari anche T2. Oppure fare la stessa cosa in mid lane che non c'era nessuno. Mordekaiser era recollato e è andato bot. Buono il drago. Abbiamo quasi perso la torre top. Di nuovo per rotation sbagliata. Buono. Prendiamo questo per favore. L'herald è stato utilizzato e non ha neanche spaccato una torre. Porca troia. Mamma mia ragazzi, se vinciamo questa partita siamo blessati a Gesù Cristo, vi giuro. Fatemi mutare subito che ho appena letto in chat un flame allo swap. Dagli stessi idioti che l'hanno smerdato. Oddio, oddio. Mi verrà un attacco di cuore, raga. Mi verrà un attacco di cuore. Giuro.
Io vi giuro, ragazzi, che non capisco come si fa a giocare top lane e sapere zero di macro rotation. Zero. Cioè, se voi giocate a DC e non sapete una sega di macro rotation, è giusto. Non dovete sapere un cazzo. Dovete sapere soltanto i fight. Se voi giocate support e non sapete un cazzo di macro rotation, va bene, ok. Se voi giocate mid lane e non sapete un cazzo di macro rotation, va bene, ok, ci sta. Se voi giocate jungle e non sapete un cazzo di macro rotation, va bene, ok, ci sta. Se voi giocate top lane e non sapete di macro rotation e siete in plat, io non ho capito come ci siete arrivati. Non ho capito come ci siete arrivati. C'è solo quello la top lane, Dio santo. Ha solo quello. Ha solo il macro sulle rotation. Il resto sono matchup. Il resto sono solo matchup. Io non ho capito. Strengar qui, se mi guarda negli occhi, mi esplode l'ano. Beh, la ward se la attacchi, magari la spacchiamo, però tranquillo. Vabbè. Buono. 4 secondi. Guarda chi c'è lì. Torno mid. Cleariamo un'altra wave. Ricoliamo, prendiamo crit e cominciamo a fare l'RFC, direi. Sì, perché ci serve non stare in range di Azir, se no è un problema. Se avessi piazzato la pink, potevo aspettare anche per la daga. Ciao Mattia. Dici Beskar, guarda, io ti dico, il su... Allora... Io non ti dico, tipo... Cioè, basta. Man, sono 20 minuti che giochi come un armadillo, basta, hai rotto il cazzo. Te e la tua soracca di merda. Sei arrivato finalmente al punto dove ti tiro una padella nei denti e muori. Mamma mia. Gesù Cristo. Cioè, non dovresti neanche essere... Come dire, avere il permesso di giocare a questo elo. E non è che siamo... in challenge, raga, però figa la carica arriva, tira dritto, perché... Ma che è sta storia? Questa la c'entrava, però, fermiamo il minion. Boh, ti dico, Beskar, secondo me... il mid laner, ti direi, mid laner e il top laner, però il top laner proprio deve sapere, il mid laner è giusto sapere due cosette. Giusto due cosette nel senso del togliersi dalla mid lane quando swappa con la bot... E basta, il jungler di rotation in realtà non deve sapere, deve sapere le root, sono due cose diverse. Il support invece le rotation, sai, si muove insieme alla di carry, anche lì al massimo quello che deve sapere è il roaming, che comunque non sono vere e proprie rotation, o comunque non è quello che vi intendo io come rotation, nel senso il muoversi delle varie lane che cambiano. Top laner però, ragazzi, cioè non è possibile che una persona che gioca in top lane non sappia che... presa la torre o in certi casi prende e deve swappare con la bot o con la mid lane o quello che c'è. Cioè, quello proprio non lo capisco. Che altro perché molti campioni top lane sono campioni molto semplici. Non tutti, assolutamente. Però... Cioè, io se giocassi top lane andrei macro al 2000%. Ok, Rengar lì davanti, in teoria, perché... Okay. Ok, Rengar è lì sotto. Buono. Recogliamo, prendiamo l'RFC.
Funziona il roaming per un top laner, ma un top laner generalmente non roam. Generalmente un top laner non roam. È il mid laner che roam. No, no, non sono tiltato, Nintendo, tranquillo. Oggi mi piace lamentarmi un pochino. Perso un attimo. Mamma mia, Kai, ma Kai'Sa lì veramente. Come un alleato è stato ucciso? Ma ha fatto a perdere quello? Porca troia. Io ho fatto una sega, Garen. Mamma mia. Servirà Lord Dominic. Solo per lui. A quanto pare. Fortissimo. Lord Dominic solo per lui o Infinity? No, secondo me l'Infinity è way better questo game. Ah cazzo, io... Ah, fuck. Niente. Mi sono scordato che c'ho la chiamata del carnefice che mi sta... Ah, non fa danno la prima parte. Ok. Che mi sta bloccando uno slot. Pesantello. Ok. Ok. Peccato. Chi è che pinga la T1 top? Come scambio. Gestite quel cazzo di Garen, per favore, ragazzi, ma veramente... Ma perché dobbiamo perdere una partita? Perché il macro di questi bastardi sembra veramente sotto i piedi. Impressionante. Dai, su. Ah. Sta facendo Graves. Mamma mia. Cercherà il pick, cercherà il pick, dai. Buono che ha vinto lui. Dai, su. Prendiamo sta cazzo di torre, per favore. Che almeno...
c'ho più mana. Ma perché Graves è bot? Raga, guardate che lo perdiamo. La perdiamo la partita se continuiamo così, eh? Stop, split! Dude! Holy shit! Porca puttana! We got Baron! S4 or 5? Mamma mia! Gesù Cristo! Per favore! Raga, ma veramente! Sta diventando ridicola questa cosa, eh? Oh. Dimmi te, dobbiamo perdere uno perché è split così, vabbè. Fa niente. Dai, su, spingi questa. Boh, via. Vabbè, Soraka. Chi è che ha cosa lì sul re? Mamma mia. Mamma mia. Questo game deve essere blessato da Cristo per finirlo, vi giuro, ragazzi. Adesso abbiamo l'Infinity finalmente. Tenta, Senna. Qualcuno gestisca quello, perché c'è Mordekaiser mid. Quando e come si splitta, chi può farlo? È una cosa molto, molto più complicata di così, ma comunque... chi può splittare? Un campione che generalmente vince tutti 1v1 contro il team avversario, possibilmente addirittura 1v2. Quindi vuol dire che deve essere un campione molto forte, tipo Fiora o Jax, cioè di quelli che sono molto grossi negli 1 contro 1, 1 contro 2, perché non possono essere gestiti, mentre invece in fight fanno più fatica, Tryndamere. Mamma mia. E quando si splitta? Si vuole splittare quando si tenta di non giocare in 5, perché magari gli avversari hanno un 5v5 più forte. Quindi quando magari si è in svantaggio, oppure se hanno semplicemente una comp con più danni, più roba da area, queste cose qui, no? Cioè noi in questo momento siamo nella direzione opposta, in realtà. Vaffanculo, Rengar. Vaffanculo te. Vaffanculo te. Continuiamo. Se l'ha pippato il tipo. E vacca troia, hai resistito al quarto colpo con quei HP, complimenti. Boh, chiudiamo. Mamma mia, che agonia sta partita. E il quando si splitta generalmente è per dare un vantaggio al tuo team in un qualche altro modo. Vi faccio anche un esempio. Meno male che abbiamo vinto, perché impazzivo se perdivamo sta partita. Faccio un esempio.